arriviamo agli altri temi, onorevole, però c'è un'ultima domanda su questo argomento. Matteo Renzi è sempre stato molto lucido politicamente, almeno così è considerato da molti osservatori, magari arrogante in determinate cose, magari troppo determinato, però molto lucido. Allora lei si pone la domanda sul perché Matteo Renzi vada così direttamente allo scontro con Ignazio Visco? Ma io penso che il PD a guida renziana abbia pensato che un populismo a bassa intensità potesse contrastare, essere vincente sulla destra, sulla demagogia e assorbendo un po' di destra. No, la destra è più che in piedi, la demagogia è in piedi e il centro-sinistra è nei guai. Questo è l'esito di 5 anni di queste politiche. Vi ha risposto Renzi all'invito di incontrarvi, quello che ha fatto Speranza, uno dei leader del vostro movimento? Ci sono state queste risposte? Come sono sembrate? Per l'amor di Dio, noi parliamo sul serio quando parliamo. Noi stiamo dicendo la destra, io sono 3 anni che dico che c'è la destra che arriva, la mucca del corridoio, e mi ridicolizzavano. Adesso scoprono che c'è la destra. Come si fa a fronteggiare la destra? Come si può pensare di fronteggiare la destra senza far tornare in campo quel milioni di elettori del centro-sinistra che da 3 anni non ne vogliono più sapere? E come si fa a richiamarli in campo dicendo ammucchiamoci tutti e andiamo avanti così? Viva il Jobs Act, viva la legge elettorale, viva la buona scuola, avanti così. E se Bersani si mette a dire questo, noi pensiamo che quei 2 milioni tornino? No. Allora gli abbiamo detto, sentite, guardate che bisogna correggere, tirar via i nominati, fare il voto disgiunto, perché non può essere che metto la croce su un nome e leggo un altro. Correggiamo qualcosa sulla precarietà. Ragazzi, noi abbiamo speso 23 milioni di euro per dire al Jobs Act che doveva cancellare la precarietà, siamo al massimo storico della precarietà. Non c'è niente da correggere? Gli stiamo dicendo fate sul serio, date qualche segno che volete correggere qualcosa, se no guardate che la gente non viene, non è Bersani o Speranza, è un pezzo fondamentale di elettorato del centro-sinistra senza il quale la destra vincerà, quindi noi stiamo cercando di andarlo a riprendere per poi giocarcelo prima o dopo, naturalmente in un quadro che per noi resta il centro-sinistra, noi con la destra non ci andiamo, punto e basta.